Ragazzi, preamplificatore da basso, utilizzo live. Vi siete mai chiesti quante sono le possibilità di utilizzo? Tantissime. Issimeissime. Ciao ragazzi, bentornati sul canale, sono Luca di GB Music Lab. Oggi c'è con noi Riccardo. Ciao. E il suo fantastico Music Man Viola, che poi vi racconteremo in un altro video perché... E sono successe di ogni con quel basso lì. Ma oggi vogliamo parlare di preamplificazione da basso e come la possiamo usare, giusto? Giusto. Okay. Quello che penso sia, cioè, l'effetto più importante, che alla fine è anche quello che fa la testata dell'amplificatore, quindi quello che va veramente a far passare il nostro suono da piccolo piccolo a grande grande grande. Partiamo però da qualche annetto fa. Il mio primo preamplificatore, per esempio, è stato un Tecamp Sans Amp, che utilizzavo fondamentalmente come equalizzazione, nel senso che mi dava quel boost in più di suono, potevo equalizzarmi il basso direttamente dal Sans Amp, ma poi passavo sempre dentro un amplificatore, che è quello che si è sempre fatto tra virgolette, è quello che comunemente veniva fatto. Negli ultimi anni però la tendenza è cambiata molto, cioè ci si fa una bella pedalboard con tutti i pedali che ti servono, nel tuo caso tantissimi distorti, e il preamplificatore, diciamo la marca che non me lo ricordo più, Jaden Frere, completissimo, poi vi mettiamo le foto perché adesso ve lo facciamo sentire, ma la cosa più importante è che Riccardo, spesso e volentieri, dal preamplificatore vai diretto all'impianto. Sì. Quindi salta completamente il passaggio ampli. Esatto, perché comunque c'è la preamplificazione del segnale tutta nel pedale e mi risparmia un 15-20 kg di amplificatore da portarsi dietro ogni volta, almeno per sentirsi, diciamo che le dimensioni per sovrastare un batterista ci sono. Non vuoi, sono quelle. Io ti faccio subito una domanda, non è un modo con cui io ho mai suonato, io ho sempre suonato con l'amplificatore. Che sensazioni hai sul palco quando non hai l'ampli? Cioè, come ti riesci a gestire quello che era o il suono dietro o la spia? No, la spia, se posso, la tengo comunque. Ok. Perché diciamo che, essendo uno che si sente violato con gli in-ear, ho bisogno di sentirmi da fuori. Ok. E se posso, l'ampli dietro lo tengo come monitor, come cassa spia. Ma il segnale che mando al banco è comunque quello del preamplificatore per avere lo stesso feel. Quindi tu fondamentalmente passi dal pre al amplificatore con il jack classico, esatto. Mentre la DI, quindi l'XLR, gliela dai dal Jaden Frere invece che dall'amplificatore. Esatto, per poi far sentire dall'impianto, nelle situazioni un po' più grandi, comunque il suono che mi sono fatto in pedaliera, che conosco e che voglio che sia portato all'esterno. Ok. Quindi adesso entriamo nel merito del video. Sì. Quante possibilità sonore ci sono? Beh, cioè, infinite. Esatto. Quante ne vediamo stasera? Stasera ne vediamo 4. Sono scritte sulla lavagna. Da cosa partiamo? Partiamo, direi, di fare un crescendo di... ignoranza. Di ignoranza, okay. Guadagno e distorsione. Perfetto. Ma comunque usando solo lo stadio di distorsione del preamplificatore. Sì, ecco, non proveremo i pedalini. Stasera, esatto, vi faremo sentire soltanto quello che cambia a livello sonoro giocando col pre. Esatto. Quindi solo pre. Solo guadagno, quindi diciamo saturazione e distorsione, sì, e un minimo di equalizzazione. Facciamo soltanto una piccola precisazione. Tutti i suoni che sentirete saranno suonati con il Music Man, che in realtà è modificato, è un PM, perché è un Precision Music Man in questo momento, di Riccardo. Soltanto il secondo, che è il suono un pochino più R&B, avrà i toni chiusi. Tutti gli altri avranno i toni aperti e tutti e due i pickup col volume completamente aperto. Per evitarci possibili... fattore di confusione. Esatto, cioè almeno è tutta la stessa cosa, con però il suono, quello un pochino più R&B, ci piaceva un pochino avere un po' più di cicciotta, certo, sotto, quindi abbiamo chiuso i toni. Tutto lì. Iniziamo con il primo suono. Quindi, visto che abbiamo detto che in scala ignoranza partiamo da livello basso, partiamo con un suono un pochino più clean, funky e tutto? Sì. Ok, raccontaci un attimino questo suono.
Allora, diciamo che di base tengo sempre il dip inserito che dà un pochettino di fondo senza però rendere il segnale impastato. Ok. Quindi quello mi piace molto averlo. Sembra quasi una simulazione di cassa che però non c'è. Ok. E poi di base l'equalizzazione, invece in questo caso abbiamo tagliato un pochettino le medie per dargli quel suono scavato tipico del funky, quindi abbiamo tirato un pochettino sui bassi e gli alti. Sentiamolo. Passiamo al secondo suono, che è quello che avevamo detto col potenziometro del tono chiuso, quindi un pochino più rotondo. Esatto, Come l'hai quindi un regolato? pochettino più rotondo abbiamo dato un pochettino di bassa. Abbiamo perso un pochettino di definizione, ma in questo genere ci sta. Gli abbiamo dato un pochettino di saturazione, che anche quella aiuta comunque a gonfiare il suono, rendere un po' fluffy, un po' morbido. E abbiamo tagliato gli alti e siamo andati. Perché tipi di sonorità lo useresti? Lo userei sul soul, Ok. sull'R&B, su generi molto seduti, dove la definizione e l'attacco non servono, serve creare un po' di movimento. Io questo ce lo vedrei bene, non è il caso di oggi perché non ce l'abbiamo con le flat. Vero, Con delle corde belle lisce ancora più vero, vero. Esatto, cicciotto. belle consumate. Esatto. Sentiamolo. Ragazzi, terzo suono, quello tipico da rock. Sì, quello un po' più, tra virgolette, utilizzato, Quindi versatile non da tutti. ancora Esatto. il top dell'ignoranza, però comincia a essere un suono un bel po' Sì, un bel aggressivo, po' diciamo. aggressivo, infatti gli diamo un pochettino di medie, ma delle medio-alte, per avere un po' di Ok. definizione, ma senza essere troppo sfrigolanti, dare troppo fastidio. Solo a dita lo suoniamo? No, lo suoniamo anche col plettro, che sul Perfetto. rock Ci sta. sta bene. Sentiamolo. Quarto e ultimo suono, questo lo suoniamo solo col plettro, Sì, perché esatto. qui siamo arrivati al livello top senza pedalini, quindi solo col pre. Qua ci trasformiamo in dei piccoli chitarristi e le manopole esistono solo per essere girate in avanti. Alziamo tutto. Cosa lo usi questo? Roba tipo Motörhead, roba Ok. senza nessun tipo di vergogna. Neanche pretesa di definizione, mi No, verrebbe da no, dire. vogliamo Quindi solo farci sentire. solo plettro e giù Via via. valanghe di volume. Sentiamolo, ragazzi. Bene, Riccardo ci ha fatto sentire quattro suoni, ovviamente se ne possono fare molti di Miliardi. più, noi ve ne abbiamo fatti sentire un piccolo inizio per cominciare a ragionare sul discorso preamplificatori. Perché volevamo parlare del discorso pre? Nonostante non sia un effetto canonico, non è un reverbero, non è un delay, non è un distorsore nativo, lo si mette in pedaliera. Lo
ed è quella la sua vera comodità, perché vi permette tecnicamente di non portarvi dietro l'amplificatore, quindi diventa una vostra scelta. Premetto che la mia sarebbe esattamente come quella di Riccardo, io mi porterei dietro l'amplificatore per una questione mia, perché voglio sentirmi da dietro e voglio avere l'aria che spinge dietro. Che bellezza. Però volendo potreste non portarla. No. Potreste tranquillamente portarvi dietro una valigetta con tutti i vostri suoni, gli ear monitor e a casa. Certo, come fanno in tantissimi. Come fanno in tantissimi e come fanno sempre di più. Sì. Perché sta diventando l'alternativa, diciamo, analogica alle pedalboard digitali, che piacciono tanto ad Alessandro, che è dietro la fotocamera, ma a me e Riccardo non ancora. No. E mentre questi, invece, ti permettono di avere ancora una pasta che secondo me è molto vera. Sì. Perché ci sono dei pre che suonano veramente, veramente bene. Io ho avuto in pedalboard anche l'Ampeg, non so se l'hai mai usato. No. C'è sempre quello sporchino sotto che è proprio bello. Ed è molto comodo, perché vi permette veramente di ridurre nel minimo spazio quello che prima era veramente un cassone da... Sì, un frigorifero. Esatto, un frigorifero. Ha un contro però, che secondo me è lo stesso contro di un amplificatore. Per fare tutti quei suoni che vi ha fatto vedere Riccardo stasera, bisogna mettersi lì e girare tutte le volte le manopoline. Quindi non potete aspettarvi l'immediatezza di un sistema digitale, ma dovete scendere un pochino a compromessi. È ovvio che non mi aspetto in una serata di doverci tirar fuori quattro suoni così diversi, però dovete metterlo in conto. Sì. Quindi o ne gestite una parte con la funzione di preamplificatore, quindi il suo canale gain, il suo canale, scusatemi, non gain, ma un pochino sporco, un canale pulito, e poi nella catena effetti vi gestite il resto, oppure se volete tirar fuori quattro suoni così dal pre diventa un pochino complicata. Dovete avere quattro pre. O dovete avere quattro pre, che non è la cosa più comoda del mondo, però è molto bello, farebbe molto figo, eh. Ragazzi, grazie di essere rimasti con noi, ringraziamo Riccardo di averci portato il suo primo pezzo di pedalboard, poi la guardiamo tutta? Sì, dai, ne varrà veramente la pena. Vi ricordo di iscrivervi al canale, cliccare sulla campanella, mettere mi piace. Qua sotto, sopra, a destra e a sinistra. Scrivete a Riccardo sotto nei commenti se volete avere informazioni sul pre, perché lo conosce meglio lui di me. A disposizione. Quindi vi risponde direttamente e ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao.